Sì, certamente si può dire, tanto grazie per l'invito e buonasera a tutti. Si può dire che cosa si può intendere per casa della salute, ma associando il principale tribunale al pubblico ministero di Gimani, io credo che occorre tener conto del contesto in cui ci troviamo, perché io posso fare uno schema, posso spiegare quello che è la nostra concezione di casa della salute a partire da Mangiacarlo, anche lui ha fatto lo schema, fra l'altro. Se prendete il libro però, non lo potete più prendere perché non c'è più, però c'è invece un libretto che ha appena edito, che si chiama L'unità di uno scienziato, che raccoglie parecchi scritti, quello non lo raccoglie, però comunque lo spirito viene fuori. Allora, dicevo, io credo che sia necessario vedere qual è il contesto in cui noi ci troviamo, perché fare quello schema su cosa deve essere la casa della salute, che magari faccio anche, poi questo diventa un discorso assolutamente realizzato, perché la domanda è che cosa sta succedendo e che cosa succederà, e forse in questo sta anche un po' lo spirito della partecipazione. Cioè bisogna capire dove siamo, da dove veniamo, dove stiamo andando. Questo era il problema delle scuole popolari, no? E a partire da questo vedere come, che cosa dobbiamo fare e come in questo momento direi che ci dobbiamo difendere. In effetti, semplicemente per fare un esempio, noi abbiamo il Servizio Sanitario Nazionale ed è un Servizio Sanitario Nazionale che dal punto di vista dei risultati funziona, almeno fino adesso funziona, o fino a poco fa, perché i risultati si vedono in relazione a quelli che sono stati gli anni precedenti. Che cosa però potrà succedere? Non è un dato assoluto, per cui siccome ha funzionato fino adesso, funzionerà sempre. Io ho preso l'esempio della Grecia, visto che dicono che dopo la Grecia viene l'Italia, che noi ogni giorno sentiamo com'è lo spread, com'è il debito, quanto è il tasso che dobbiamo pagare, no? E conseguentemente cosa dicono i mercati, attenzione, cosa dicono i mercati, perché questo è la nota fondamentale che ci viene ripetuta in ogni telegiornale, e quindi siamo diventati succubi di questo tipo di situazione, e quindi conseguentemente poi accettiamo tutto, no? Accettiamo tutto, accettiamo che aumentino l'allungamento dell'età pensionabile, accettiamo il taglio dell'assistenza sociale, il taglio dei fondi sociali dei comuni, accettiamo i licenziamenti facili, naturalmente il taglio alla sanità, accettiamo l'idea assoluta di privatizzazione. E quindi dentro questo discorso, se noi guardiamo bene, per esempio in Grecia, che ha un servizio sanitario nazionale simile al nostro, però un po' è nato dopo, un po' meno organizzato, quest'ultimo periodo, in questi ultimi anni, è stata fortemente tagliata la spesa sanitaria, 26.000 operatori sanitari in meno, 40% dei tagli agli ospedali. In contemporanea però aumentano i ricoveri ospedalieri del 24% e abbiamo la spesa sanitaria del 9,6% rispetto al PIL, che è più alta di quella italiana. E insieme c'è l'aumento dei suicidi, l'aumento delle infezioni HIV e eccetera. Non la faccio lunga su questo, ma voglio semplicemente porre un problema che è la conseguenza che ci deriva dal fatto che qualcuno ha deciso che dal denaro bisogna produrre denaro, e quindi conseguentemente ha accumulato una grandissima quantità di ricchezza che sta portando come conseguenza ad una grandissima quantità di miseria.
le piadine gioca più saggio, oggi un po' in disuso, tant'è che poi le conseguenze arrivano da questa parte. Allora, secondo me la partecipazione vuole dire anche questo, cercare di prendere coscienza e cercare di vedere come ci organizziamo, perché la partecipazione è anche questo, vedere come fare ad affrontare un problema che noi, e noi un problema grandissimo, che noi abbiamo di fronte per cercare di non subirlo. E quindi credo che questo sta poi nel concetto di non tecnica che veniva precedentemente ricordato anche da Caritti. Cosa voglio dire ancora? C'è questo tipo di discorso, Luigi Mara faceva riferimento, noi veniamo dalla Lombardia, per cui non possiamo non considerare questo fatto, faceva riferimento alla clinica Santa Rita di Milano, dove come ha detto, come ha disse, noi eravamo parte civile. E io personalmente ho seguito quasi tutte le udienze di quel processo e vi posso garantire che se ci fosse qui il mio amico Roberto Grilli che difende, dov'è? Non l'avevo visto, che difende di RC, allora lo manderei le trascrizioni di questo processo. Ma non solo questo, vi farei anche l'elenco di che cosa è successo, di una serie di cliniche private che o sono state condannate o sono ancora sotto inchiesta, in cui condannate per o sotto inchiesta per prestazioni gonfiate ed inappropriate. San Raffaele, l'Umanitas, la clinica San Carlo, Taleazzi, la clinica San Donato, la clinica Sant'Ambrogio, e questo solo a Milano città. Poi si può andare a vedere che cosa è successo in tutta Italia. Cosa però non voglio dire che allora siamo in un organismo di corruzione totale, perché in effetti non è così, dal punto di vista poi dei risultati, dicevo prima, la condizione sanitaria della popolazione è una condizione sanitaria che è complessivamente buona, ma che non è garantita, come ripeto, non è assolutamente garantita per sempre. Allora, per spiegare cos'è la Carta della Salute, precedendo quello che dirà Luisa Ferrara, io mi riferisco ad una... faccio una citazione di Macacà intorno al problema che qui è stato ricordato dal rapporto medico-paziente dal professore preside della Facoltà di Medicina, su quello che è appunto questo tipo di rapporto e come questo tipo di rapporto è stato rovesciato nel tempo e che secondo me oggi forse ci sono più contraddizioni, ma credo che sia abbastanza importante sottolineare. Diceva Macacà, 1972, lettera al Presidente dell'Ordine dei Medici di Milano. Curare con allora dire diagnosticamente ridurre il malato alla sua malattia, la malattia alla sua localizzazione organica, l'organo malato al danno obiettivabile, il danno a un segno e il segno alla sua misura, poi ripercorrere terapeuticamente il percorso inverso, la correzione del segno mistificata come eliminazione del danno, l'obliterazione della malattia come restituzione della salute. In questo processo, che si ripete ogni giorno negli ambulatori e nelle corsie, l'uomo fatto cosa è divenuto cosa di un altro uomo. Un padrone o un medico non fa differenza se la scienza del medico è quella del padrone, come ebbe occasione di raccontare Luigi Mara parlando delle fabbriche, e poi potrebbe raccontare molto di più spiegando che cosa succede nei processi
in riferimento a tutta una serie di soloni professori che ci si trova di fronte a dimostrare, l'indimostrabile. Allora, certamente la casa della salute può essere presa come punto di riferimento per una modificazione, diceva Carlito, qui dobbiamo cambiare. E se vogliamo cambiare, naturalmente ci dobbiamo spogliare da tutto quello che è uscito fuori dal decreto legislativo 502 del 92, interno di azienda, di TRC, di direttore generale. Adesso io stringo, naturalmente il discorso sarebbe più complesso, ma lo dico come riferimento generale per poi dire che cosa in effetti si potrebbe fare. Infatti la casa della salute è un sistema, è una modalità nella quale si entra, nell'attuale sistema e si cerca di cambiare. È al tempo stesso un'entità concreta, cioè cosa voglio dire? Una casa della salute è anche un edificio, è un corpo effettivo, è una relazione che c'è fra un gruppo di operatori e un territorio limitato, non un territorio grandissimo, un territorio in cui ci sono operatori sociali e sanitari, quelli della medicina di base e della prevenzione. Dove ci sono i cittadini che chiedono aiuto, come veniva notato all'inizio di questo incontro, e che partecipano a tutti i momenti della vita dell'organizzazione sanitaria, compreso quello della programmazione. La casa della salute è un luogo di conoscenza epidemiologica e sociale del territorio, è un luogo di condivisione della risposta. Quale prevenzione, quale cura, quali obiettivi? È un luogo di relazione fra lavoro, ambiente e salute, e anche questa è una cosa fondamentale. Ed è un centro di riferimento dei servizi territoriali, domiciliari e specialistici, ed è un luogo di relazione con l'ospedale e le altre strutture di ricovero e cura e di riabilitazione. Potrei farla più lunga, noi abbiamo fatto pure una proposta di legge in Lombardia, l'abbiamo fatta insieme ad una persona che all'interno della CGL aveva ripreso questo discorso, Bruno Benigni si chiama, che è stato anche assessore ai servizi sociali di Regione Toscana, e abbiamo colto l'occasione, qua finalmente qualcuno è ritornato a parlare di questo e vediamo di riproporre comunemente questo discorso. E questa riproposizione è di nuovo il discorso della per far rinascere il discorso della partecipazione. Non si può fare una casa della salute senza che non vengano coinvolti i soggetti diretti che ad essa devono fare riferimento. E questo credo che sia la maggiore difficoltà che ci si trova di fronte, o meglio, la maggiore difficoltà è che dentro questo tipo di clima non c'è spazio per discutere di una cosa di questo genere. E quindi per questo bisogna tornare indietro e vedere come noi interagiamo con una situazione politica, economica e sociale, quale quella che abbiamo oggi, e come cerchiamo di modificarla, perché altrimenti non c'è alcun tipo di casa della salute. E finisco dicendo questo, che noi stiamo organizzando a Milano, lo ricordava Bruno Bellotti, il primo congresso nazionale di medicina democratica è stato fatto qua, se ricordo bene, Sala del Podestà si chiamava, deve essere nell'ambito del comune, se non erro, è qua vicino, no, ecco. E quello è stato il primo congresso, adesso il prossimo che facciamo sarà il settimo e lo facciamo all'Università di Milano. Anche con questo intento, cercare di raccontare la storia, no? Cioè, perché questa storia molti se la sono, tutto può essere criticato, anche la storia, ma molti se la sono dimenticata, gli studenti e anche i docenti. Cerchiamo di riprenderla e cerchiamo di ripartire da lì perché si possa arrivare ad un effettivo cambiamento. E l'abbiamo intitolato così: partecipazione e promozione della salute, medicina fra cura e prevenzione.
e quindi tutti voi siete invitati il 16, 17 e 18 febbraio 2012 all'Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono 7. Grazie.